Ancora pochi ritocchi e domani Euroflora sarà pronta per l'apertura al pubblico. Lo spettacolo di piante e fiori, racchiuso tra mare e monti per la prima volta ai parchi di Nervi, aprirà i cancelli domani, sabato 21 aprile, per terminare domenica 6 maggio. Oltre 8 ettari di superficie accolgono milioni di fiori e piante provenienti da diverse parti del mondo, 90 le aree allestite, la superficie più grande della collettiva della Regione Liguria, con circa 2.500 metri quadrati e 40.000 piante. Quella più piccola di Bread & Roses di Genova. Gli allestimenti dei veri e propri quadri all'interno del percorso espositivo trovano spazio anche nei musei di Nervi. Le parti più d'impatto, più scenografiche, non si chiamano scenografie come potevano essere quelle in fiera, ma si chiamano quadri perché incorniciano un paesaggio. E questo, l'utilizzo delle cornici, sono cornici in legno fatte da una segheria locale, che è stata assolutamente a nostra disposizione e disponibilissima. Incorniciano delle visuali in particolare. Abbiamo fatto tutto un lavoro di studio insieme a Mare Flora Giubilei e ai curatori della Wolsoniana al fine di individuare la posizione corretta, il quadro a cui ispirarsi. Quindi le ville, i tre musei fanno assolutamente parte del percorso museale, il biglietto dei musei è compreso nel biglietto di Euroflora ed è sicuramente una bella esperienza perché vedere come con i fiori sono stati interpretati i quadri della bellissima quadreria delle raccolte Frugone e di Villa Serra, secondo me è una cosa imperdibile. Red Wave, il lago delle ninfee, le germinazioni e il labirinto sono le scenografie floreali ispirate ai quattro elementi: fuoco, acqua, terra e aria, integrate con installazioni di artisti di fama internazionale, dai peperoncini di Giuseppe Carta ai papaveri di Alain Michiot. Vento e Natura hanno ispirato invece lo spazio del comune di Genova, che ha voluto dedicare parte dei suoi 700 metri quadrati di esposizione al ricordo della tromba d'aria che nell'ottobre 2016 ha pesantemente danneggiato proprio i parchi di Nervi. Questa è l'aiuola realizzata dal comune di Genova, che ha deciso di ricordare in modo anche positivo, e come ricordo sul futuro quello che è stata la tromba d'aria del 2016. Qui dietro di noi abbiamo una grande radice di pino sradicata durante la tromba d'aria, pulita e messa in esposizione come dire i parchi non si dimenticano e la natura non si dimentica di quello che è successo. Davanti a me invece un angolo di felci ombreggiate per l'occasione della manifestazione. Queste strutture sono strutture realizzate appunto per ombreggiare le felci che sono molto delicate. Devono stare all'ombra. Lungo il percorso espositivo non mancano punti di ristoro dove gustare le eccellenze liguri in tutte le loro declinazioni. Euroflora è aperta fino al 6 maggio dalle 9 alle 19:30. Su www.euroflora2018.it è possibile consultare anche il programma di eventi organizzati nelle giornate della manifestazione.